Nome? Matteo. Giacomo. Dimitri. Età? 23. 22. 19. Occupazione nella vita? Insegnante di ballo. Studente. Studente. Rivoluzionario. Una parola per definire capoeira. Capoeira è, se non sbaglio, vuol dire erba alta. Distruttiva. Agilità. Come ti senti dopo l'allenamento? Bene, dai, ci sono vari esercizi che fanno molto bene alla circolazione e all'apparato muscolare. Poi soprattutto per chi magari non fa attività fisiche, non è abituato, diciamo che aiuta per tante cose e non è neanche molto distruttivo, diciamo, se fatto come si deve. Come se mi fosse passato sopra uno schiacciasassi. Sciolto. Fai una faccia da capoeira. Nome? Giovanni. Pietro. Età? 14 anni. 14 anni. Occupazione nella vita? Faccio lo studente alle superiori l'anno prossimo. Writer. Una parola per definire capoeira. Interessante. Pesante. Come ti senti dopo l'allenamento? Ho una gamba mezza distrutta, però è bene, a posto, ok. Distrutta. Fai una faccia da capoeira. Aspetta. Come ti chiami? Pasquale. Ciao, sono la Silvanissima. Età? 27/28. Troppi per fare questo mestiere. Occupazione nella vita? Al momento momentaneamente disoccupato. Silvanissima Maria Giovani e urlo. Quindi operatrice, educatrice, sostenitrice, guardapiatti, preparamento. Una parola per definire capoeira. Liberazione. Ginga! Come ti senti dopo l'allenamento? Strabene. Mi sento distrutta perché ormai ho 33 anni e come Gesù. Però in realtà mi sono divertita, quindi sono stanca ma contenta. Fai una faccia da capoeira.